Buonasera, nella location della Casa del Popolo di Fuorigrotta siamo venuti a visitare la mostra personale di Antonio De Vito, artista autodidatta campano con uno storico abbastanza importante alle spalle. Diverse mostre già nel curriculum, quali l'Orto Botanico, ricordiamo quella fatta per il Rotary, e la Galleria Umberto I. Antonio, grazie innanzitutto per averci invitato, averci ricevuto in questa tua, diciamo, location d'arte, ma ti volevo chiedere, vedo in questi dipinti figure che si fondono e si intrecciano con l'ambiente. Sono dei dipinti che non hanno un immediato, diciamo, significato comprensibile al primo sguardo. Qual è quello che tu vuoi esprimere in questi dipinti? Allora, il messaggio principale è che ovviamente in tutte le cose c'è la predominanza dell'essere umano, che purtroppo incide negativamente. Il mio messaggio è quello di speranza. Infatti le vele rappresentano la libertà. I volti intersecati sono messaggi di estrazione pura di libertà e quindi di senso civico, sociale, quindi è un messaggio praticamente sociale quello che voglio dare. E poi sono quadri prettamente introspettivi. Cos'è per te dipingere nella tua vita? Perché comunque tu nella vita fai anche un altro lavoro, però questo è un tuo spazio personale intimo. Cosa significa per te dipingere? Dipingere significa assorbire tutto quello che posso, ti ripeto, in maniera diversa da quello che si fa comunemente, quindi quando dipingo entro ed esco dalla tela e non mi accorgo nemmeno del tempo che passa, quindi e diciamo e fa parte di me, quindi è questo in realtà. Tu hai anche due figli, una famiglia che è qui con te stasera, e cos'è per te dipingere anche in relazione al tuo essere padre e ai tuoi figli, alle tue figlie? La speranza che il domani possa essere puro come i bambini. Grazie Antonio. Signora, cosa pensa dei quadri che ha visto stasera in questa mostra personale di Antonio De Vito? Ma devo dire che è una mostra davvero interessante, infatti mi sono accorta che questo artista nella sua produzione riesce ad usare un parallelismo nelle sue opere, perché ci sono alcuni quadri in cui ci sono dei colori ben definiti con delle forme definite anche geometriche, dove usa questi colori forti con delle forme geometriche, invece altri quadri in cui usa colori molto tenui, molto che danno l'impressione di soggetti in evoluzione, di temi in evoluzione e anche un po' evanescenti. Annalisa, qual è il dipinto che ti ha colpito di più di questa mostra? Allora, il dipinto che mi ha assolutamente colpito di più è questo che troviamo alle nostre spalle. Reputo che ci sia una genialità di un'illusione che in realtà ci riporta poi ad una realtà che viviamo, perché qui vediamo, se ci focalizziamo in maniera attenta, notiamo che ci sono dei corpi che si diramano in un albero. L'albero rappresenta per la maggior parte dei casi la vita. E queste donne, questi corpi che vediamo sono prosperi, quindi sono appunto la realizzazione più totale di quello che può essere il concetto della vita. E per quanto mi riguarda questo è assolutamente quello che mi ha colpito di più, senza nulla togliere chiaramente agli altri che hanno tutti quanti un loro messaggio specifico. Grazie. Grazie a voi. Valeria, qual è il quadro che preferisci di quelli dipinti da papà? Questo. Perché? Perché mi piace il colore e il viso del quadro. Cosa provi quando vedi papà dipingere? Che emozioni provi? Beh, credo che papà si diverte, poi provo anche un po' di felicità perché quando vedo che i miei genitori si divertono anche un po' mi diverto anch'io. Ti piacerebbe dipingere?
Sì, infatti alcune volte qui pitturo quadri un po' con mio padre.